Più di 200 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia si sono ritrovati a Jesi nei giorni scorsi per discutere della terra che verrà. Tra laboratori, incontri, esperienze e formazione, i giovani hanno partecipato con impegno ed entusiasmo al 12° forum nazionale dei giovani soci delle BCC. La terra che verrà dipende da noi è lo slogan scelto dai giovani soci quest'anno per il forum. Ed è un po' il senso del loro volersi impegnare per il cambiamento della terra, ma per il cambiamento anche del credito cooperativo. Ed è bello perché il credito cooperativo veramente crede in questi giovani e gli lascia veramente molto spazio. Davvero molti gli stimoli per crescere e migliorare. L'identità delle banche passa attraverso la qualità dei propri amministratori, ha detto il presidente di Federcasse, Augusto Dell'Erba, e i giovani soci sono consapevoli di questa responsabilità. Per questo la terra che verrà ha bisogno di loro. La persona per il mondo che verrà, direi, deve essere umana. E umana vuol dire corale, cioè che sviluppa insieme i sentimenti, il pensiero, la coscienza morale, la capacità di agire e la capacità soprattutto di relazione. Ecco, per armonizzarsi però occorre un centro attrattivo, che l'essere umano esiste quando risponde a una fonte di luce, di senso. Allora io credo che questa fonte a cui rispondere, che ci umanizza nel cammino delle persone, sia da un lato interiore, la verità della propria vita, e dall'altro siano gli altri, cioè le relazioni con le altre persone e con il mondo. Ecco, allora la comunità, una persona che sia comunitaria, mi pare che sarà necessariamente il protagonista della terra che verrà. Il forum, organizzato da Federcasse e dalla Federazione Marchigiana delle BCC, è un momento di formazione molto qualificato. I giovani soci vogliono essere preparati alle sfide del futuro ed efficaci e competenti nel trasmettere i valori del credito cooperativo, valori fondanti del vivere insieme. Io credo che la cooperazione sia un elemento costitutivo della nostra vita, della vita di ogni essere vivente, perché ogni essere vivente abita la finitezza e quindi ha un suo limite, per cui si sporge verso l'altro, verso l'ambiente, solo che purtroppo il tempo presente è contaminato da un equivoco, e che per l'affermazione di sé sia necessario combattere l'altro, contrapporsi all'altro. Allora la cultura ha il compito proprio di superare e svelare la fallacia di questa opinione e vedere invece che ci si salva insieme, perché siamo tutti abitanti di una stessa patria, la patria terra, come ci suggerisce il filosofo Edgar Morin. Le BCC sono banche di comunità, da sempre accanto ai cittadini, e i giovani soci sono convinti che essere accanto, prendersi cura del territorio, dell'ambiente, delle persone, sia più che mai necessario. E le banche di cooperativo sono da sempre delle banche che sostengono il nostro territorio, che sostengono proprio i piccoli comuni dove noi giovani soci viviamo, e in realtà sostengono le famiglie, le imprese locali, e quindi è proprio per questo motivo che la banca è veramente molto vicina ai temi di sostenibilità, è vicina a sostenere appunto quello che sono i piccoli imprenditori che lavorano con prodotti chilometro zero, per riuscire proprio a creare un valore condiviso all'interno appunto di questi nostri bellissimi borghi. Beh, proprio per questo motivo che noi giovani soci abbiamo scelto le banche di credito cooperativo e abbiamo scelto appunto di collaborare con loro per portare avanti i valori della mutualità, che non significa soltanto appunto aiutare, ma significa proprio condividere tutti quanti insieme quello che stiamo creando nel nostro territorio. Condividere dunque, come nello spirito di Risorgimarche a cui i ragazzi hanno potuto partecipare all'ultimo appuntamento dell'iniziativa, che da 6 anni può contare sulla sponsorizzazione di Federcasse e Federazione Regionale delle BCC. Risorgimarche, una gran bella chiusura. Al prossimo forum, ragazzi, buon lavoro.